Le donne hanno il doppio impegno di vincere le medaglie e di fare i campioni del domani, quindi pensi che fatica. E qui io conosco meno Elisa, per cui per quello che ne so della storia di Josefa Idem, volevo arrivarci, abbiamo la dimostrazione che si può, perché certe volte si dice se uno fa sport deve far quello, il resto non esiste, per cui è una vita dedicata a quello, come modello come faccio a prenderlo? Lei è super sportiva, grande successo familiare, di figli, di impegno sociale, di impegno professionale, ma non è questo un modello vero, bello, concreto, dimostrabilmente raggiungibile? L'altro giorno a Roma, cosa simile, di nuovo meno conoscenza, però mi ha molto toccato, Porzio, che è un nostro, di nuovo, sportivo, olimpionico, bravo, medaglie, 2 diplomi al conservatorio. Siamo andati a sentirlo suonare, uno con 2 spalle così, però le mani andavano sulla tastiera da maestro e da compositore. Questi sono modelli, non quelle robe del tocca e fuggi o del arrivi lì per non si sa quale bene quale ragioni. Arrivi lì dopo anni e anni di impegno, e molto spesso i super bravi nel mondo dello sport sono anche super bravi di vita, e viceversa può essere il contrario. Quindi questo portare questo tipo di valori, insomma, cos'altro dobbiamo finanziare, cos'altro dobbiamo appoggiare se non questo genere di cose?